Buonasera a tutti e benvenuti. Tra poco potremo ascoltare la lezione di Franco Baldini dal titolo Il ritorno di Freud in psicanalisi. Però, prima di lasciare la parola al nostro relatore, permettetemi di dire due parole sulla scuola di psicanalisi freudiana, che è la nostra associazione. La scuola è nata nel 1983 e da allora si occupa dello studio e dell'insegnamento della psicanalisi freudiana. Questa è la nostra sede di Milano e questo è il primo di una serie di incontri di cui poi vi darò un calendario sommario. Vi ricordo anche che da poco è stato pubblicato il primo numero della rivista Metapsicologica, che è l'organo ufficiale della nostra scuola e che se volete potete poi acquistare al termine dell'incontro. Riguardo appunto l'incontro di questa sera, ho il piacere di presentare Franco Baldini, che è il direttore scientifico della scuola e neanche il fondatore. Da oltre 40 anni Franco Baldini è attivo sulla scena psicanalitica internazionale con decine di articoli, conferenze e seminari in Italia e all'estero. I suoi contributi variano dalla clinica all'epistemologia, dalla formalizzazione della metapsicologia alla metodologia. È uno dei principali fautori del recupero del pensiero freudiano. Non a caso la lezione di oggi si chiama Il ritorno di Freud nella psicanalisi. E penso che la cosa migliore sia lasciare a lui la parola. Allora, il ritorno di Freud in psicanalisi. Dunque, innanzitutto in psicanalisi. In psicanalisi e non in psicoanalisi. Questo della nomenclatura non è un problema interno alla disciplina. È un problema di stretta competenza della grammatica della lingua italiana. Ambito, come è noto, sul quale la psicanalisi non ha nessuna giurisdizione. Ebbene, nella lingua italiana, nel processo di costruzione di una parola composta, incidono delle questioni di ordine filologico anche, no? E nella lingua greca, da cui psiche deriva, insomma, no? Quando si fa una parola composta con psyche, si ha psych davanti a vocale e si ha psycho davanti a consonante. Dunque, psicanalisi, no? Dicono e scrivono psicoanalisi, purtroppo sono la maggioranza, evidentemente coloro che non hanno o una grande conoscenza o non hanno rispetto per la lingua italiana. Bene. In secondo luogo, il ritorno di Freud. Il ritorno di Freud. Ciò che salta agli occhi con una evidenza estrema è che lo sviluppo, il cosiddetto sviluppo storico della psicanalisi, consiste nel fatto che dopo la prima generazione ciascun autore rilevante, cioè ciascun protagonista, diremo, di questa storia, si è fatto letteralmente la propria psicanalisi, intendo. Cosa hanno in comune Harry Stack Sullivan e Melanie Klein, Wilfred Bion e Heinz Kohut, Anna Freud e Jacques Lacan? Nulla. Nulla se non il fatto appunto di dirsi tutti quanti psicanalisti, pur avendo costruito la propria teoria in contraddizione, parziale o totale, consapevole o inconsapevole, esplicita o implicita, con quella originaria di Freud. Nessuno di loro, nemmeno quelli che hanno criticato la teoria freudiana nel modo più radicale, ha avuto la capacità o il coraggio di un Otto Rank, di un Alfred Adler o di un Carl Jung, ossia quello di dare un altro nome alla propria teoria,
ammettendone la difformità radicale rispetto alla psicanalisi, sancendo così il fatto che si trattava di un'altra cosa. Di modo che oggi uno studente passa dall'uno all'altro di questi autori pensando, beh, in fin dei conti è tutta psicanalisi, il che ovviamente non è vero. Non è possibile che sia tutta psicanalisi e non è possibile per ragioni di principio. Qualunque teoria che si rispetti, qualunque teoria seria intendo, dunque non soltanto le teorie scientifiche, ha il dovere di esibire una coerenza interna, di essere non contraddittoria al proprio interno. Non puoi trattare i modelli di Copernico e di Tolomeo come se fossero aspetti della stessa teoria. È vietato dalla logica. Non puoi dire che Copernico era tolemaico. È vero, ecco. E tuttavia, questo è quello che si fa correntemente in psicanalisi, che già per questo aspetto si presenta come una disciplina non seria. Se poi vogliamo addirittura parlare di scienza, beh, allora vediamo che ogni teoria scientifica rispettabile ha la sua frontiera. Vede sì la concorrenza di ipotesi teoriche rivali non ancora provate, che proprio per questo non sono ancora incorporate nella teoria vera e propria, ma possiede anche appunto un nucleo duro generalmente condiviso perché sperimentalmente confermato. Un nucleo condiviso di cui la psicanalisi non dispone. Da oltre 100 anni la psicanalisi è tutta frontiera, è un frutto fatto tutto di buccia, se lo sbucci non ci trovi niente da mangiare. Generalmente, se una scienza naturale non arriva a sedimentare un nucleo teorico condiviso, è perché non dispone di un buon metodo di controllo empirico delle ipotesi teoriche che vi si emettono. Il metodo di controllo serve appunto a selezionare le ipotesi teoriche o ammettendo all'interno della teoria già accettata delle estensioni non contraddittorie con essa, oppure sostituendo la teoria stessa con un'altra teoria più adeguata al suo oggetto. Se questo in psicanalisi non è accaduto e questa disciplina rimane a tutt'oggi un coacervo di ipotesi tra loro incoerenti, è appunto perché evidentemente non dispone o non dispone più di tale metodo. Per farvi comprendere questo aspetto, insomma, quello che vi ho appena detto, mi appoggio a un testo di Amedei e Stella intitolato Psicanalisi e ricerca empirica. Allora dicono questi autori: cito, di fatto, che l'esperienza clinica in campo psicodinamico dia informazioni certe quanto all'efficacia dei trattamenti psicoterapeutici è ormai da considerare un'illusione. D'altro canto, ipotizzare di proporre profili di ricerca rigorosi in termini di scientificità,
quale ad esempio l'impianto dei clinical trials, che rappresentano la regola aurea nel campo della valutazione delle terapie farmacologiche, anche con modalità di valutazione dell'efficacia delle terapie psicologiche di derivazione psicanalitica, è da considerare una palese follia. Perché nessuna possibilità di double blind è evidentemente immaginabile per le psicoterapie, se non nella trama di un racconto di fantascienza di Philip Dick. Infine, infatti, essendo state definite non meno di 250 forme psicopatologiche e almeno un paio di centinaia ad essere restrittivi nel computo di tipi diversi di modelli di psicoterapia, è evidentemente inconcepibile proporsi di attivare un qualsivoglia studio che contempli di testare per ogni tipo di disagio ogni tipo di trattamento e di attivare poi i confronti tra gli esiti. Si tratta dunque, aggiungono Amadei e Stella, di trovare i modi per sostenere le aspirazioni di quella componente del mondo psicanalitico che, considerando limitativa e forse difensiva in ultima analisi perdente ogni impostazione ermeneutica, intende pertanto confrontarsi con i parametri della scienza normale. Per far ciò sono dunque necessarie nuove modalità extracliniche di raccolta di dati in grado di condurre a nuovi dati, eccetera, eccetera. Dunque nuove modalità extracliniche. Fin qui la citazione. Avete appena assistito a un suicidio. Ora vi spiego perché. Cosa dicono dunque i nostri Amadei e Stella, uno psicanalista e l'altro psicoterapeuta? Innanzitutto dicono che bisogna levarsi dalla testa l'idea di poter avere conferme dell'efficacia del trattamento psicanalitico per via intraclinica. Secondariamente, e qui hanno ragione, ma non per i motivi che loro adducono, che voler utilizzare per la psicanalisi i metodi extraclinici impiegati in farmacologia è impossibile. In terzo luogo, dicono che bisogna dunque inventare un nuovo metodo extraclinico. Cioè, ci hanno appena detto che la psicanalisi potrebbe benissimo essere tutta una minchiata. Non solo, ma che anche che tutte le psicoterapie potrebbero essere delle minchiate. Perché? Perché non è mai esistito finora un metodo per controllare effettivamente, no, la validità di queste teorie e di queste pratiche. E a questo punto non si capisce perché non cambino mestiere, dato che si attribuiscono da loro stessi la medesima attendibilità scientifica di una Vanna Marchi. Al di là dell'ironia che si può fare, insomma, che è abbastanza facile, la cosa da notare è che questi autori sostengono tassativamente che è impossibile controllare intraclinicamente l'efficacia di un trattamento psicanalitico. Ora, questo è esattamente il contrario di quello che sosteneva Freud. Il contrario. Vi leggo un brano di Freud tra molti che potrei citare. Ma questo è particolarmente netto ed esplicito. Allora, scrive dunque Freud: questo brano è nel problema dell'analisi condotta dai non medici, se volete andarlo a cercare. Scrive: nella psicanalisi è esistito fin dall'inizio un legame molto stretto fra terapia e ricerca. Dalla conoscenza è nato il successo terapeutico e d'altra parte ogni trattamento ci ha insegnato qualcosa di nuovo. Parimenti,
Ogni nuovo elemento conoscitivo è stato accompagnato dall'esperienza dei benefici effetti che da esso potevano derivare. E aggiunge: il nostro procedimento analitico è l'unico a conservare gelosamente questa preziosa coincidenza. Dunque, nella testa di Freud, dunque in origine, ricerca e terapia coincidono, ricerca e clinica coincidono. Vedete che per Freud la psicanalisi era addirittura nata dal fatto di aver rinvenuto un metodo di controllo intraclinico degli esiti del trattamento. Chi ha ragione? Ha ragione Freud o hanno ragione Amadei e Stella? La psicanalisi è una cosa ben fondata, una vera scienza naturale, oppure è solo chiacchiera inconsistente? E attenzione, se hanno ragione Amadei e Stella, la psicanalisi è uno dei più grandi bluff della storia della cultura umana. Ma se invece ha ragione Freud, gli sviluppi post-freudiani della psicanalisi sono tutti o quasi tutti illegittimi. E non si scappa. Bene. Come sanno bene coloro che seguono da tempo il mio insegnamento, aveva ragione Freud. Freud aveva effettivamente inventato un metodo di controllo intraclinico della validità del trattamento psicanalitico. Aveva trovato il santo graal della psicologia. Questo metodo di controllo gli analisti post-freudiani lo hanno evidentemente perduto. E perché lo hanno perduto? Lo hanno perduto perché lo hanno scambiato per la tecnica. Hanno creduto che la tecnica psicanalitica fosse il metodo di controllo, ma la tecnica non è il metodo. La tecnica è la prescrizione di fare questo piuttosto che quello. Il metodo è la ragione per cui occorre fare questo piuttosto che quello. La ragione della tecnica. Non è tuttavia di questo che voglio parlarvi stasera, ne ho già parlato dettagliatamente molte volte in molte occasioni diverse. Voglio parlarvi di una questione adiacente a questa, ma altrettanto interessante. È affatto straordinario, come ho già detto all'inizio, è affatto straordinario che non ci sia uno solo degli analisti post-freudiani, a parte, come ho detto, alcuni della prima generazione, che non abbia formulato, più o meno consapevolmente, teorie in parziale o totale contrasto con quella di Freud. È come se i fisici relativistici la pensassero tutti più o meno in modo diverso da Einstein. È una cosa inconcepibile, inconcepibile per una scienza. Ciò ha dato origine a quella che io, che sono un grande ammiratore di Jarry, chiamo la patapsichica del dottor Faustroll, se capite il riferimento. Spero che almeno alcuni di voi conoscano Uburois. È come la patafisica, la patapsichica. Infatti, se poi si va a vedere bene, se si va a investigare dettagliatamente queste nuove teorie, si scopre che entrano in contraddizione con quella freudiana esattamente dove i loro autori non l'hanno capita. E che la teoria freudiana, se la si capisce bene, risulta sempre maggiormente esplicativa delle teorie post-freudiane che vorrebbero correggerla o sostituirla.
e ovviamente non ha nessun senso, se non di mera affermazione narcisistica, sostituire una teoria più esplicativa con una meno esplicativa. È una cosa del tutto controproducente. Voglio darvi di questo che sostengo, vi voglio dare alcuni esempi. Non posso naturalmente ripercorrere stasera tutta la storia concettuale, insomma, del post-freudismo, perché ci vorrebbe un'enciclopedia, insomma, no? Però posso fare tutta una serie di esempi specifici. La signora Melanie Klein, per esempio, ecco un nome venerato nella storia della psicanalisi, ha potuto considerare trascurabili nella vita psichica del bambino i fatti reali e i fattori esterni, comprese le competenze e le incompetenze delle figure parentali, solo considerando operanti in lui esclusivamente le pulsioni sessuali, perché evidentemente le pulsioni sessuali sono quelle più indipendenti dal mondo esterno. Per la Klein non vi sono nel bambino che pulsioni sessuali, fin dall'inizio. Ma questa sua tesi oblitera, cancella completamente dalla teoria psicanalitica le Selbstverwaltungstriebe, le pulsioni di autoconservazione, che appunto sono le più dipendenti dal mondo esterno e dalle condotte parentali. E con esse, naturalmente, cancella anche la teoria freudiana dell'anaclisi, dell'anlehnung, dell'appoggio, secondo la quale le pulsioni sessuali trovano i loro oggetti appoggiandosi alle pulsioni di autoconservazione, desumendoli da esse, quantomeno i primi oggetti. Ora, anche le pulsioni di autoconservazione devono all'inizio trovare i loro oggetti, e perché questo accada, l'accudimento parentale del bambino riveste un ruolo fondamentale. E poiché appunto, come ho detto, le pulsioni sessuali desumono da esse i loro oggetti, qualunque incidente, qualunque problema, qualunque disguido possa prodursi nel reperimento dell'oggetto da parte delle pulsioni di autoconservazione, non potrà che ricadere sulla strutturazione delle pulsioni sessuali. Si dà qui evidentemente una occasione di errore, perché quando si vede sussistere un qualche problema a livello delle pulsioni sessuali, si è tentati di cercare lì la causa, mentre essa potrebbe invece trovarsi a livello delle pulsioni di autoconservazione ed essere semplicemente riflessa dalle pulsioni sessuali. Ovviamente, più si risale verso gli inizi della vita psichica di un individuo, più le pulsioni di autoconservazione rivestono un ruolo importante. Se si prende per esempio il famoso caso di Dick, tanto per andare nel concreto, insomma, e per farvi vedere che non sto parlando a vanvera, si vede che nella sua comprensione e nel trattamento del caso, la Klein non trae alcuna conseguenza dal fatto che questo povero bambino, nella primissima infanzia, aveva sofferto lungamente la fame fino a rischiare di morirne. Aveva rischiato di morire di fame, questo neonato. La Klein non trae alcuna conseguenza da questo fatto. E come per lei questo fatto, che è un fatto terribile, non ha nessuna incidenza nella strutturazione psichica del bambino. Andate a vedere il caso. E
Eppure non si fatica a ipotizzare quanto ciò abbia potuto rendere difficile e vacillante il rapporto tra la fame e il suo oggetto, dunque tra la fame e il seno. E come queste problematiche abbiano potuto riflettersi poi nelle sue pulsioni sessuali. Ma appunto non è a livello sessuale, come invece pensa la Klein, che il problema va interpretato e compreso, ma a livello delle pulsioni di autoconservazione, il che, lo dico senza purtroppo poter entrare nel dettaglio, perché sennò parleremo oggi, stasera, solo di quello, il che impone una completa rilettura del caso, rilettura che porta a svalutare severamente l'apporto della Klein al miglioramento del bambino e a rivalutare invece in proposito l'umile ma decisivo lavoro della nonna e della tata. Ora domandiamoci, nel sostituire la teoria della Klein a quella di Freud, si guadagna o si perde qualche cosa? Beh, si perde una cosa importantissima, ovvero sia la possibilità di ricostruire l'eziopatogenesi specifica della patologia in tutta una serie di casi clinici. Di conseguenza ci si priva della possibilità di istituire una vera terapia causale. Infatti Freud come procedeva? Procedeva scientificamente, come si procede in genere in medicina o in biologia. Ricostruiva, se voi vi ricordate i casi clinici di Freud, al piccolo Hans, l'uomo dei topi, l'uomo dei lupi, eccetera. No, ricostruiva le eziopatogenesi specifiche di tutta una serie di singoli casi e poi là dove trovava tra esse un numero significativo di invarianti procedeva a una generalizzazione nosologica. Se noi invece esaminiamo il modo in cui procede la Klein, per esempio appunto nel caso di Dick, noi vediamo che non fa il minimo tentativo di spiegare perché e come si sia sviluppata la patologia in quel caso specifico, cioè nel caso di Dick, ma passa comunque a diagnosticare una schizofrenia, nonostante che la sintomatologia di Dick fosse tutt'altro che tipica di quella patologia, per poi esporre una teoria generale della genesi delle psicosi. Teoria della quale però non si capisce né la fondatezza empirica né perché dovrebbe essere estesa al caso in questione. Il modo di procedere della Klein ha quindi il carattere di un'operazione ideologica priva dei necessari fondamenti empirici, dunque, malgrado l'apparenza, meno esplicativa di quella di Freud. E qui apro una parentesi. Per evidenziare ancora meglio cosa si perde obliterando la teoria freudiana dell'Anlehnung, dell'appoggio, aggiungerò en passant che non si può avere nessuna vera comprensione e dunque non si può conseguire nessuna vera risoluzione di un caso di anoressia mentale se non si tiene conto della dialettica tra pulsioni sessuali e pulsioni di autoconservazione. Chiudo la parentesi. Facciamo un altro esempio. La cosiddetta ego psychology. Heinz Hartmann, che è il maggior teorico della ego psychology, ha potuto teorizzare l'esistenza di una sfera dell'io libera da conflitti, come sapete, soltanto identificando ciò che è conflittuale con ciò che è coinvolto in una rimozione. Infatti, soltanto se si pensa che conflitto sia uguale a rimozione, si può pensare che dissolta la rimozione si sarà liberi da conflitti. È semplice da capire.
E tuttavia, per Freud, non ogni conflitto ha come esito una rimozione, perché può benissimo sfociare in quella che chiama una Urteilsverwerfung, una condanna da giudizio. E dunque i conflitti dell'io continueranno malgrado e oltre la risoluzione delle rimozioni. E continuerà dunque l'incessante lavoro di mediazione che Freud assegna all'io. Concetto, quello di mediazione, che non è certamente sovrapponibile a quello di adattamento, come invece vorrebbe Hartmann. Voi sapete che l'ego psychology sostiene che bisogna adattare, il compito dell'io è quello di adattarsi alla realtà. Naturalmente, se la condizione conflittuale dell'io può essere eliminata, come pensa Hartmann, viene a mancare in lui una forza motrice, cioè essenzialmente una spinta dell'ess in conflitto con il mondo esterno, responsabile del fatto che l'io si proponga di modificare la realtà e spesso vi riesca. Se manca questa condizione conflittuale, è ovvio che, come pensa Hartmann, l'unica funzione dell'io è quella di adattarsi al mondo. Ma se questo fosse vero, ed ecco ciò che si perde a sostituire la ego psychology alla teoria dell'io di Freud, diverrebbe affatto inspiegabile il fatto che l'uomo, per tutto l'arco della sua storia, in luogo di adattarvisi, non ha fatto altro che modificare incessantemente il mondo esterno a proprio vantaggio. Se la specie umana si fosse adattata, staremmo ancora al paleolitico superiore. È vero, ecco. Dunque, è chiaro che questa teoria dell'adattamento rende inspiegabile il fatto che l'uomo cambia il mondo. Continuiamo con gli esempi. Come qualcuno ha molto giustamente notato, gran parte della psicanalisi contemporanea è sorta contrapponendo la relazione alla pulsione o supponendo una impossibilità di relazione tra le due. E qui abbiamo, dunque, o supponendo un'impossibilità di relazione tra le due, qui abbiamo gli interpersonalisti alla Stack Sullivan, gli intersoggettivisti alla Atwood o i teorici del campo alla Barranger, oppure cercando tra le due cervellotici passaggi a nord-ovest con teorizzazioni alla Jacobson o alla Ogden. E tuttavia, questa estraneità concettuale tra pulsione e relazione è soltanto nella testa di questi autori, non certo nell'opera freudiana. Perché in Freud la pulsione è né più né meno che un concetto relazionale. In Freud il concetto di pulsione include il concetto di relazione. La pulsione infatti è un quadripode, la pulsione in Freud, dico, è un quadripode, è definita da quattro parametri, la fonte, la spinta, l'oggetto e la meta. Ora l'oggetto non è originariamente collegato a essa, il che significa che la pulsione non lo trova, non lo tira fuori da se stessa, significa che l'oggetto non è interno alla pulsione. Può essere una parte del corpo del soggetto, dice Freud, o può essere appunto un oggetto esterno.
Ed è proprio in quanto oggetto estraneo che richiederà quello che Freud nel saggio La negazione chiama giudizio di esistenza. Freud dirà in proposito anche che l'oggetto deve essere ritrovato nel mondo esterno e parlerà significativamente di identità di percezione. Dunque, un altro annoso e sconclusionato dibattito che ha portato talora a esiti francamente deliranti, come la cosiddetta teoria di campo, del campo. Mi viene sempre, quando penso alla teoria del campo, mi viene sempre in mente De André, via del campo. Cioè. Dunque, un altro annoso e sconclusionato dibattito viene da un errore teorico, da una cattiva comprensione dell'opera di Freud, ovvero dalla riduzione della pulsione a un suo singolo elemento, cioè la spinta. L'errore che fanno questi è di identificare la pulsione con la spinta. Dunque, costoro riducono il trib al drunk. Ma naturalmente in Freud la pulsione non è la spinta, è qualcosa di più della spinta. I relazionalisti, li chiamo così perché sono la metà di mille, insomma, li prendo tutti nella stessa rete, perché fanno, alla base fanno tutti il medesimo errore. I relazionalisti sembrano inoltre aver dimenticato che non c'è alcuna contrapposizione tra l'individuo e la relazione. Questa pretesa contrapposizione, infatti, viene a sua volta solo da una cattiva comprensione del concetto di relazione, cioè dal fatto di aver dimenticato che la forma più fondamentale della relazione è l'identità A uguale A. Appunto quell'identità di cui Freud parla in un geniale quanto mi sconosciuto passo di pulsioni e loro destini. Non può esserci relazione se non c'è identità, perché la forma fondamentale della relazione è l'identità. Quindi non c'è nessuna contrapposizione tra la relazione e l'identità, anzi. Dunque, non è possibile che ci sia relazione indipendentemente dall'identità, come vorrebbero i relazionalisti. Questo può accadere soltanto, come ho già detto, se si riduce la pulsione alla spinta. Ma allora, se si riduce la pulsione alla spinta, allora identità e relazione si escludono l'un l'altra, diventano incompatibili. Dunque, da una parte, l'individuo resta perennemente irrelato. Stirner, l'unico e la sua proprietà. Sapete chi è Max Stirner? Chi è stato? Dall'altra, la relazione risulta in ultima istanza come la relazione di nessuno. In Freud però l'identità non si fonda affatto nella sola spinta, come vorrebbero i relazionalisti, ma nel rapporto tra la spinta e la fonte. Rapporto da cui risulta quel real ish, quell'io reale primario, di cui Freud, impulsioni e loro destini, ci dice a ragione che si costituisce secondo un buon criterio oggettivo. Ora, questo io reale primario, sorto per esempio nel rapporto tra l'organismo e la sua fame, non potrebbe sostentarsi se non trovasse, e lo trova perché gli viene offerto dall'adulto, se non trovasse un oggetto altro da sé, il seno per esempio, rinvenimento che gli permette di trasformarsi prima in lust ish, in io piacere, poi ancora in realish, in io reale definitivo. Ma appunto è soltanto nel secondo tempo che la pulsione si instaura in quanto tale, con tutti e quattro i piedi. Ed è solo nel terzo che la relazione identità
si sviluppa pienamente come differenza, quando si ha piena contezza che l'oggetto si può averlo o non averlo, nel qual caso, nel caso in cui non lo si abbia, è da ritrovare nel mondo esterno. Sostituire una qualunque teoria relazionale alla teoria freudiana delle pulsioni implica dunque, come abbiamo visto, l'impossibilità di integrare teoricamente identità e relazione. E dunque, per esempio, rende impossibile distinguere una relazione, diciamo, normale da una cosa come il délire à deux delle sorelle Papin. È un famoso caso clinico, classico, insomma. Dunque un regresso notevole. Facciamo ancora un altro esempio. Rivolgendoci invece alle teorie narrativo-ermeneutiche, alla Schaffer o addirittura alla Spence, noterò che esse si comportano come se nelle scienze in generale e in psicanalisi in particolare non vi sia già un'ermeneutica. Ora, a ogni scienza è sempre connaturata un'ermeneutica. Ogni scienza interpreta dei dati, non c'è bisogno dell'ermeneutica narratologica, Dunque a ogni scienza è sempre connaturata un'ermeneutica che ha regole differenti, naturalmente, a seconda dell'oggetto di cui detta scienza si occupa. La psicanalisi non ha fatto eccezione e fin dall'inizio le è sempre stata connaturata un'ermeneutica dotata di regole sue proprie. Non vi era alcuna ragione di prendere a prestito l'ermeneutica letteraria, la quale si dimostra peraltro anche particolarmente inadatta al compito a cui la si vorrebbe piegare, perché innanzitutto una nevrosi è una patologia, non una struttura narrativa, e che dunque noi non dobbiamo comprendere un testo, ma ricostruire una patogenesi. E dunque non dobbiamo semplicemente esprimere un punto di vista, ma determinare una verità mediante il controllo empirico delle nostre ipotesi teoriche. Sto qui parlando evidentemente della verità come corrispondenza, che è la verità decisiva nelle scienze della natura. Perché ciò accada, la relazione analitica deve costituirsi in una radicale asimmetria tra analista e paziente, deve dunque essere intransitiva. Le interpretazioni e in generale gli interventi dell'analista devono fondarsi esclusivamente sulle associazioni libere del paziente senza che egli vi mescoli le proprie. Devono inoltre essere costruttive e non intuitive, dunque mediate e non immediate. In breve, il trattamento non mira a narrare una storia tra mille possibili, come vorrebbero gli ermeneuti, ma a ricostruire una etiopatologia necessaria. L'analisi non è la libera creazione di qualcosa, bensì un'operazione di restauro, e il restauro, si sa, ha delle regole molto precise. Una deviazione così vistosa dalla prospettiva freudiana come quella realizzata dall'ermeneutica è stata possibile per una sola ragione.
considerare che lo scopo esclusivo di un trattamento psicanalitico sia il miglioramento delle condizioni psichiche del paziente. In questa prospettiva, qualunque cosa produca miglioramento va bene. Dunque, la fantasia lasciata correre a briglia sciolta, la creazione di una qualunque storia tra mille possibili, la finalizzazione arbitraria del processo interpretativo fino alla creazione ex novo di ricordi, tutto fa brodo, come si direbbe. Ma questa prospettiva trascura un aspetto cruciale della relazione terapeutica, ossia che il miglioramento delle condizioni psichiche del paziente potrebbe essere dovuto a suggestione e non a una reale efficacia di tutta questa bravura ermeneutica. E questa, peraltro, la ragione principale per cui Freud impose all'ermeneutica psicanalitica le regole che impose. Appunto, per poter distinguere nel trattamento uno pseudo miglioramento dovuto a suggestione, quello che è noto in medicina come effetto placebo, da uno causato da una reale efficacia dell'intervento analitico. Cosa si perde dunque sostituendo l'ermeneutica narratologica all'ermeneutica scientifica di Freud? Beh, si perde esattamente la possibilità di conoscere oggettivamente, la possibilità di conseguire una conoscenza oggettiva, per cui la teoria psicanalitica stessa diventa affatto superflua in quanto radicalmente infondata, diventa cioè semplicemente una tra le mille teorie possibili, come tale indistinguibile da qualunque delirio. Anche la teoria narratologica, beh, si svaluta da sola, è un autogol clamoroso. Ecco, vi chiederete quando cavolo parla di Lacan costui, allora adesso vi parlo di Lacan, non posso chiudere questa breve carrellata patapsichica senza dire qualche parola anche sul lacanismo. Come ho già detto, criticando il relazionalismo, l'originaria mancanza d'oggetto è per Freud ciò che apre la pulsione alla relazione con il mondo esterno. Perché ciò sia possibile, cioè perché questa apertura al mondo si mantenga, la mancanza originaria deve sempre sussistere in funzione predicativa, deve sempre cioè essere mancanza di qualcosa, di volta in volta evidentemente obliterata dai vari oggetti che il mondo può offrire alla spinta pulsionale. Dunque, in origine la pulsione non è compiutamente strutturata. Per strutturarsi compiutamente ha bisogno del mondo, come abbiamo detto. Ecco, Lacan reifica la mancanza. In Lacan la mancanza non è più un predicato, diventa una cosa, diventa essa stessa oggetto, anzi diventa l'oggetto più fondamentale. Che cosa dice Lacan? Che tutti gli oggetti, prima seno, il pene, le feci, eccetera, sono coperture di questo oggetto fondamentale che è la mancanza. Ma se la mancanza è l'oggetto, allora in origine l'oggetto non manca più. La pulsione allora è compiutamente strutturata fin dall'inizio e non ha più alcuna ragione di aprirsi al mondo. Se la mancanza è una cosa, allora più niente manca. La pulsione diventa, per così dire, autistica.
In Lacan, quell'apertura al mondo, che è una delle caratteristiche fondamentali degli esseri viventi, diventa letteralmente inspiegabile. In particolare non si capisce che cosa possa spingere un essere umano che fin dall'inizio possiede l'oggetto fondamentale, quello vero, quello ultimo del suo desiderio, cioè la mancanza, a sostituirla con tutta una serie di oggetti prelevati dal mondo che si rivelano puntualmente, sempre secondo Lacan, inadeguati. Voglio dire, ce l'hai fin dall'inizio, te la tieni, no? Cioè, cosa fai? Bisogna evidentemente inventarsi qualcosa, bisognava inventarsi qualcosa per uscire da questa tragica impasse, per snidare cioè la pulsione dal suo nido autistico. E appunto questo qualcosa, cioè quello che Lacan inventa, è l'alienazione. È l'alienazione che si produce in quello che chiama lo stadio dello specchio, che considera lui addirittura come il formatore delle funzioni dell'io. Come ho già accennato, il primo, parlando dei relazionalisti, insomma, il primo germe dell'io, e dell'io inteso nel senso filosofico più pregnante, cioè come autocoscienza, il primo germe dell'io si manifesta per Freud nella capacità di sentirsi. Per farvelo comprendere mi permetto di leggervi un brano tratto da Pulsioni e loro destini, un brano che io considero di importanza cruciale. Collochiamoci, scrive Freud, collochiamoci dal punto di vista di un essere vivente, quasi completamente sprovveduto e ancora disorientato, il quale subisca l'azione di stimoli nella sua sostanza nervosa. Un tale essere perverrà ben presto nelle condizioni di effettuare una prima distinzione e di ottenere un primo orientamento. Egli avvertirà da un lato stimoli dai quali si potrà ritrarre mediante un'azione muscolare, tra parentesi fuga, e attribuirà questi stimoli a un mondo esterno, ma dall'altro avvertirà pure stimoli nei confronti dei quali una tale azione non serve a nulla, e che, a dispetto di essa, servano permanentemente il loro carattere assillante. Questi stimoli costituiscono l'indice di un mondo interiore, la prova dell'esistenza di bisogni pulsionali. La sostanza percettiva del vivente ha in tal modo trovato, nella efficacia della propria attività muscolare, un criterio per distinguere un fuori da un dentro, dunque un io da un non io. E questo, ci dice Freud qualche pagina dopo, il famoso l'io reale primordiale, che distingue l'interno dall'esterno in base a un buon criterio oggettivo. Per Freud dunque la sostanza percettiva del vivente trova fin dall'origine in se stessa, esattamente nella sua capacità di sentirsi, le risorse per distinguersi dal mondo, cioè per dire io. Nessun errore, nessun inganno, nessuna alienazione, ma semplicemente un giudizio, è il famoso giudizio di attribuzione di cui tratterà nel saggio La negazione, ma semplicemente, dicevo, un giudizio formulato oggettivamente. Perché la fame è effettivamente dentro, quindi non sbaglia, non sbaglia. La fame, per fare un esempio. Per Lacan, al contrario, l'atto costitutivo dell'io è un errore. Nello stadio dello specchio,
il bambino si aliena nell'immagine dell'altro, si prende letteralmente per un altro. Rispetto a questa tesi, saltano agli occhi almeno due gravi problemi. In primis, se l'io è alienato fin dall'origine, non si vede come questa alienazione possa venire riassorbita se non dissolvendo l'io, dunque dissolvendo l'identità. In secondo luogo, diventa del tutto inspiegabile il fatto usuale per cui, al netto di gravissime patologie psichiche, ogni volta che qualcuno di noi si guarda allo specchio, ben lungi dal pensare di essere l'immagine che vi scorge, sa istantaneamente e con la certezza più assoluta di essere colui o colei che è al di qua. Cioè, quando noi guardiamo allo specchio, nessuno di noi pensa che è dentro nello specchio, sappiamo tutti che siamo da questa parte, no? E questo, la teoria dell'io di Lacan, non lo spiega, non è spiegabile. Dunque, malgrado Lacan, siamo dove ci sentiamo, non dove ci immaginiamo. A proposito dell'opera di Lacan, del rapporto tra l'opera di Lacan e quella di Freud, ci sarebbero da dire moltissime altre cose, e tuttavia io mi limito a queste due osservazioni, perché insomma credo di avervi fatto vedere abbastanza chiaramente che anche nel suo caso non solo certe sue tesi fondamentali contraddicono quelle freudiane, ma anche che risultano meno esplicative, cioè spiegano meno cose. Dunque, ovviamente non ho parlato, come vi ho detto prima, non ho il tempo di parlare, di criticare tutta la storia del pensiero post-freudiano, no? Ma ho tuttavia preso in esame alcuni degli autori post-freudiani più significativi. Ebbene, cosa abbiamo visto? Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che tutti questi pretesi progressi sono in realtà dei regressi dovuti a una cattiva comprensione del testo freudiano. Ciascuno dei pretesi avanzamenti teorici che ho preso in considerazione contiene, come abbiamo visto, degli elementi contraddittori con la teoria freudiana originale. Ora, noi sappiamo che una teoria che contenga al suo interno delle contraddizioni non può essere ritenuta valida. Il problema che si pone allora in una teoria seria è dunque o scartare questo nuovo elemento contraddittorio oppure sostituirlo al più antico, naturalmente posto che esso sia compatibile con la vecchia teoria. Ma come attuare questa scelta? Certamente, a parità di compatibilità con la teoria, si privilegerà l'elemento più esplicativo, maggiormente esplicativo. Ora, noi abbiamo appena visto che in genere gli elementi di cui è composta la teoria freudiana sono più esplicativi di quelli che vorrebbero sostituirla. Dunque, questi ultimi, no, gli avanzamenti post-freudiani, sarebbero da scartare. Ecco una cosa che in psicanalisi non è mai avvenuta. La psicanalisi finora è cresciuta non per incremento coerente della teoria, come si fa in qualunque scienza normale, insomma, bensì per semplice giustapposizione di elementi teorici disparati e contraddittori. E ciò che ne fa una disciplina del tutto inconsistente. Si sente spesso dire che Freud è superato. No, non è superato Freud, è sepolto sotto un mucchio di immondizia. È esattamente qui che nasce il mio progetto di ripresa integrale del programma scientifico freudiano e della teoria in cui Freud lo ha inizialmente sostanziato. Questo progetto non ha niente di regressivo, non ha niente di nostalgico, non ha niente di arcaizzante.
Si tratta semplicemente di assicurare un futuro alla psicanalisi, ricollocandola sulle basi razionali sulle quali è stata edificata in origine da Freud, perché certamente in questa condizione teorica stravagante e teratologica non potrà sopravvivere ancora a lungo come disciplina a sé stante. Si ridurrà a vivacchiare come semplice psicoterapia di dubbia efficacia al fianco di innumerevoli altre psicoterapie di dubbia efficacia del medesimo tenore. Grazie della vostra attenzione.